Martedì 12 maggio 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ora vediamo le notizie principali della città. Andiamo al Fate Bene Fratelli, dove è stato condannato nella giornata di ieri un primario dell'ospedale del Fate Bene Fratelli, appunto, accusato di assenteismo per aver saltato 145 giornate di lavoro timbrando il cartellino per poi allontanarsi dall'edificio. Il GUP di Milano ha infatti inflitto un anno e 4 mesi di reclusione a questo primario e ha condannato ad una pena di 8 mesi un collega complice. Il medico è tenuto inoltre a risarcire l'ospedale di 30.000 euro allo stipendio ingiustamente percepito. Vanno infatti sommati i danni d'immagine all'ospedale. E ora parliamo di metropolitana, perché sono cominciati i lavori preparatori nel cantiere della M4 in Viale Argonne, dopo il via libera della sovrintendenza di Regione Lombardia. Le strutture sportive presenti verranno smantellate per facilitare la preventiva bonifica anche di eventuali ordini bellici, così come verranno abbattuti molti alberi. Proprio ieri il Movimento 5 Stelle ha organizzato una fiaccolata contro l'abbattimento, seppur ridotto del 30% rispetto al piano iniziale. E sempre di trasporti parliamo, perché da giovedì 14 maggio, per 3 settimane circa, la linea del bus 52 modifica il proprio percorso a causa di lavori stradali in via Caldirola. La fermata di via Caldirola, appunto, prima di Viale dell'Innovazione, è stata sospesa, dunque la 52 effettuerà 2 soste aggiuntive in direzione Bicocca, in viale Pirelli e in viale dell'Innovazione all'altezza del Teatro degli Arcimboldi. Il percorso in direzione Comasina rimane invece regolare. È una bella notizia per Milano e i suoi cittadini, una bella notizia per la Milano Verde, perché questa mattina alle ore 11 verrà inaugurato nella zona bosco di Idroscalo Auli Ule, il giardino dei giochi dimenticati. L'idea del professor Fulvio Scaparro risale al 2008, con l'intento di riportare i bambini a giocare in uno spazio aperto e distoglierli dallo schermo della televisione. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno dell'associazione Amici dell'Accademia di Brera. Si tratta del primo parco in Italia tutto dedicato a bambini da 0 a 10 anni. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito e l'appuntamento a domani con Good Morning Milano.